questo punto l'ho già girato, non so quale caricherò prima. Ho letto già l'altro di Adelphi che mi è arrivato, che ho preso, e quello di Simenon nella camera azzurra, e non mi è piaciuto. Non so che è piaciuto a tutti quel libro, ma a me no, che devo fare? Questo ora vediamo verso cosa si sta prospettando. Sono già a pagina 28, è l'inizio, quindi non lo reputo spoiler nel caso qualcuno non l'avesse ancora letto. E quello di Simenon non mi è piaciuto, senza che sto a fare video appositi, perché anche di video di libri non ne faccio da tantissimo tempo. Non mi è piaciuto perché è un po' confuso, confusionario. Osservava i clienti, osservava Kelly e Jennifer, le due ragazze che lavoravano per lei.
capire che ti stava osservando, ti stava ascoltando. Non ti perdeva di vista, ti metteva alla prova e capiva tutto di te. Mi sento chiamata in causa. Quel mercoledì mattina però sembrava diversa. Penso Johnny, più che accanita, appariva quasi isterica. Invece di comporre il tavolo all'entrata con i saggi di botanica e i libri di giardinaggio, come aveva programmato, saltava dagli scaffali al tavolo, affastellando copie su copie delle lettere di Keats, delle lettere di Joyce, di McCann, di Larkin, delle lettere di Trefusis e di Sackville West. Cos'altro ti viene in mente, Johnny? Quali lettere, che lettere hai letto? Cercò di ricordare se avesse mai letto una raccolta di lettere in vita sua. Come mai questo improvviso interesse per le lettere? Sta per uscire qualche raccolta? No, è ancora in commercio Archie e Maytabel di Don Marquis. Geniale, Helen, geniale. Controlla un po', Johnny. Certo, mio capitano, pensò. Ma che cosa stai facendo esattamente? Le chiese. Helen, che era già arrivata al bancone, stava sfogliando il catalogo dei libri in commercio. Alzò la testa. Aveva deciso all'istante di trovare Johnny simpatico. Ma poi non si era quasi più accorta di lui. Lo studente Johnny, come sono gli universitari di oggi, si trovò a chiedersi. Giovanni si rispose. Il suo viso era limpido e liscio e le guance così fresche. Fresche, sì. Era l'unica parola che le venisse in mente e che aveva voglia di toccarle. E poi con gli occhi, innanzitutto erano grandi e azzurri, e quando lei lo guardava si spalancavano, quasi sporgendo all'infuori. Erano anche cangianti, portava l'orecchino, aveva un profumo sul sopracciglio castano, setoso, la bocca larga e piena, terminava in una provocatoria piega all'incio. Ma guarda, ha la stessa bocca di Jean Monroe, penso con invidia. Sì, mi piace, concluse nuovamente, mi piace avere qui attorno la bocca di Jean Monroe. Era tutto arruffato e stazzonato e in quel suo modo estivo da ventenne. I capelli castano scuri erano lunghi e gli ricadevano sul viso pulito e senza una ruga, ondeggiavano come le gonne della Carmen. Con Helen stava zitto, ma gli aveva sentito una voce sommessa e risoluta quando scherzava soprattutto su se stesso con le ragazze del negozio e con i clienti. Spero che qualche volta le veniva voglia di dargli un calcio, quando, come capitava, stava lì a ciondolare o guardava fuori dalla finestra, di mettergli fretta, di spingerlo nel mondo, nella terra degli adulti che vivono, nella luce abbacinante della vita.
Solo